Dopo la qualificazione dell'Italia del windsurf foil alle Olimpiadi di Parigi con la guida affidata al commissario tecnico Adriano Stella, è il momento di fare il punto sui civitavecchiesi che ambiscono a partecipare all'evento a 5 cerchi, che prenderà il via tra 334 giorni. Come già detto nei giorni scorsi, Civitavecchia avrà sicuramente un suo rappresentante, notizia che ormai è divenuta consuetudine. A dire la verità, non c'erano molti dubbi sulla presenza di Adriano Stella, considerando anche gli importanti risultati raggiunti dalla flotta azzurra, soprattutto da Nicolò Renna, campione europeo in carica e sul podio, in terza posizione ai mondiali in Olanda. Sarà la quarta Olimpiade consecutiva per la quale Civitavecchia avrà un suo cittadino presente. Oltre ad Adriano Stella, già chiamato con la nazionale femminile fin da Londra 2012, il prestigio ce l'ha avuto anche Mattia Camboni. Per il windsurf la Torre Eiffel però resterà solo nelle foto, perché il campo regata sarà allestito lontano dalla capitale, a Marsiglia, notoriamente la città più importante sul mare per il paese transalpino. E Stella non è l'unico che vuole tuffarsi nelle acque francesi, seppur in piscina e non al mare. Altro candidato autorevole è il capitano del Sette Bello di pallanuoto Marco Dellungo. I rigori contro la Serbia non hanno permesso all'Italia di ottenere da subito il passo a 5 cerchi in occasione del mondiale di Fukuoka. Ma la formazione del CT Sandro Campagna ha tutto per poter centrare l'obiettivo: o deve vincere gli europei di gennaio in Israele, oppure essere tra le quattro migliori squadre ancora non qualificate a Doha per i mondiali di gennaio e febbraio. Restando in piscina, sta acquisendo sempre più speranze il nuotatore Lorenzo Ballarati. Dopo i tre ori vinti agli europei juniores di Belgrado, il tritone della Coser Aniene ha un'altra grande chance proprio a brevissimo, per i mondiali di categoria in Israele dal 4 al 9 settembre. Se il ragazzo guidato da coach Fabio De Santis dovesse fare altri risultati magnifici, potrebbe partire un anno frenetico per poter centrare il tempo di qualificazione. Ma Civitavecchia potrebbe essere presente anche al di fuori dell'acqua, nella ginnastica artistica. Manila Esposito spera di proseguire nella sua crescita dopo i due argenti agli europei, nella gara a squadre e nella trave, oltre all'oro al trofeo di Jesolo. A inizio ottobre, alta tappa fondamentale, i mondiali di Anversa. La Federginnastica ha reso noto l'elenco delle convocate giovedì scorso e c'è anche il nome della ginnasta della S-Gin. Non resta che sperare in altre grandi soddisfazioni ed emozioni da parte di Esposito e che soprattutto riesca a mantenere la forma giusta, senza incappare in infortuni per tutto questo anno.